Insieme alla mia classe abbiamo partecipato a questo bellissimo progetto. È stata proprio un'esperienza diversa, completamente differente da quelle che facciamo normalmente, differenti da un semplice disegno tecnico che si può fare a scuola. È stata anche un'occasione per conoscere un po' i luoghi più insoliti di Venezia che non si vanno a visitare. È stato un lavoro complicato, possiamo dire, che ci ha portato via molto tempo, però è stato molto gratificante. Anche oggi, appena siamo entrati all'interno del teatro e abbiamo visto i nostri lavori esposti, è stato veramente molto bello. Palazzo Grassi Teens nasce nel 2013 come progetto rivolto ad adolescenti con l'obiettivo di coinvolgerli in modo partecipato, attivo e dinamico nella vita del museo. I ragazzi sono stati molto propositivi e allo stesso tempo ci hanno veramente stupito, sbalordito con le loro abilità grafiche. Alcuni hanno utilizzato l'acquerello, altri semplicemente il disegno a mano, a matita, pastelli. Hanno scelto degli elementi che gli sembravano interessanti, sono andati a vederli, a misurarli, hanno toccato con mano e poi li hanno restituiti e hanno cercato nell'esposizione di ricostruire anche un po' il clima della mostra che avevano visitato. Il nostro progetto consisteva nel realizzare un video ispirato a Contrapposto Studies, quindi le opere esposte nelle prime due sale del museo di Punta della Dogana. I ragazzi sono seguiti in particolar modo da degli esperti, da dei creativi che operano in vari ambiti della creatività contemporanea. Sentiamo questa responsabilità di farli accedere ad un mondo che può essere straordinario e al quale magari non sempre hanno accesso. Credo che abbiano sentito veramente lo spazio del teatrino e quindi di conseguenza lo spazio museale di Palazzo Grassi come il loro spazio in cui potersi esprimere, in cui prendere spazio letteralmente e riconoscerlo come proprio. E quindi questo penso che sia stato un valore aggiunto della giornata di oggi.